Ancora atti vandalici per le vie di Teramo, questa volta ripresi da una telecamera di sicurezza e segnalati per poter risalire ai mandanti che nella notte tra venerdì e sabato hanno rovesciato le fioriere per Corso San Giorgio. Sebbene anche il consigliere dell'opposizione, Luca Corona, condanni tali gesti, incalza anche l'amministrazione comunale a risolvere il problema delle telecamere di sicurezza nelle vie principali, sottolineando che il video che ritrae l'atto proviene da un privato. Purtroppo ci sono stati questi atti vandalici da condannare, perché qualsiasi atto vandalico più o meno grave è solo da condannare. La cosa che mi stupisce è che l'assessore di riferimento abbia detto finalmente le telecamere hanno funzionato. Non sono telecamere di proprietà del comune, sono proprietà di un privato. Perché? Perché la cosa più grave è che il comune di Teramo non ha nessuna telecamera sul corso principale di una città, capoluogo come quella di Teramo. Per me è un fatto grave. Io il 2 marzo 2021 ho fatto un'interrogazione scritta con 10 domande all'amministrazione. Ancora attendo risposte sul discorso videocamere. Da regolamento sono 30 giorni che mi devono rispondere. Lascio ai cittadini a che data siamo oggi, ancora non ho avuto risposta. Teramo sicura è una città più vivibile e lo vediamo nei weekend che cosa succede al centro della città, anche perché molti cittadini del centro sono esasperati e vogliono abbandonare le proprie abitazioni per andare in altre città. Anche Piazzetta del Sole è stata protagonista più volte di atti di vandalismo e spaccio. Lì le telecamere sono presenti. Mi auguro che funzionano perché un'altra piazza attenzionata da parte delle forze dell'ordine. Anche lì abbiamo situazioni tra virgolette problematiche e quindi invito l'amministrazione a potenziare. Ricordo che Giulianova, con un territorio molto più piccolo, il sindaco di Giulianova ha 110 telecamere e non è un paragone che io voglio sempre fare, però bisogna prendere da esempio dalle altre città quando lavorano meglio rispetto a Teramo e non solo fare selfie, fare annunci, no? Poi seguiti dal nulla, perché delle telecamere che dovevano arrivare, l'assessore, il sindaco ne parla già da diversi mesi. Oggi è un atto vandalico, domani chissà. E abbiamo poi la forza di vedere chi è stato? Non lo so.